Cosa ho nell'occhio? Fa vedere. Lo vedo. Non vedo niente. Lo vedi che svolazza un po' in qua, un po' là? Svolazza a scatti, un po' su e un po' giù. Ah, ecco, adesso lo vedo. Adesso lo prendo. Ha un polo positivo e uno negativo, si prende la scossa. Fa vedere? Lo sai cos'è questo? È un video. Vedi là? Quello è un altro video. Nine June Pike. Arti elettroniche. Fluxus. Forse se bestemmiassimo tutti insieme ritroveremmo la fede nello spirituale. Senza Kandinsky però. Dovrebbe arrivare Pippo. In sovrimpressione. Io quest'anno preferirei non partecipare però. Cosa? Che cosa hai detto? Preferirei non partecipare, sai, la casa, l'affitto. Tu stai usando Logomotion? La guerra. No, è solo una dissolvenza incrociata. Tu stai usando Logomotion? No, è solo una dissolvenza incrociata. La casa. Hai usato Logomotion? No. La guerra. La russa. Gli affitti alle stelle. Il sindacato, la pensione. Stai usando After Effect. Berlusconi. Non ti scombina se mi sono tolto la barba? No, non me ne frega niente della sequenzialità. Tanto oggi la gente è in grado di capire cose che solo 5 anni fa non le capiva nessuno. Essere o non essere. Questo è il vero problema di ogni video artista. E Pippo? Pippo... non lo so. Avevo pensato di scontornarlo su Photoshop e poi magari animarlo su Image Ready e farlo diventare di peluche. Mi fanno già male gli occhi. Forse perché sono grandi come due meloni. Ti sembrano grandi? Normali. Come due meloni normali. Mm. Perché non accendi la televisione? Contiene un messaggio precedentemente archiviato. Ciao Stefano, come stai? Lo sai che ho trovato il tuo Rolex? Non ci posso credere, ma era nel barattolo dello zucchero, sommerso. È stato un caso che ho guardato lì, sai, ormai sono 2 anni che uso il dolcificante. Senti, a proposito, volevo fare una riflessione e te la giro così come mi viene. A fine giornata, quando torni a casa e guardi negli occhi tua moglie e i tuoi figli, non provi un po' di rimorso per non aver fatto un cazzo al lavoro. Ciao Stefano. Ciao, ti telefono martedì. Questa è solo stupida propaganda di guerra. Per richiamare il numero da cui proviene il messaggio, premere 2. Per cancellare, premere 7. Ma come fate a guardare questi programmi? Io non lo so, Liguori era a lotta con... Non l'hai scontornato però. Troppo lavoro, avrei dovuto lavorare fotogramma su fotogramma. Berlusconi. Prendiamo Brandirali. Ho un problema.
era il faro di servire il popolo. Mi sento di non vivere nel fotogramma giusto. Si faceva fotografare sempre con Mao Zedong accanto. Di quale fotogramma stai parlando? Sapete, nel 1884. Quello è già passato. Con Buttiglione. Siamo nel 1984. Di Orwell, il grande fratello. Berlusconi, per esempio. Ci sono tanti giornalisti, ce n'è uno. Il fotogramma presente non esiste, non dura un accidente. E quello passato? Il passato è passato, non esiste, non c'è più. Ma neanche il futuro? Dietro a Sofri. Perché deve ancora venire? Oggi sta dietro a Berlusconi. Vuoi dirmi che la timeline di montaggio è come la vita? Non ce l'ho sul computer quello. E l'antitrust! Prendiamo Firenze, per esempio, nella seconda metà del 400. Qual è l'illusione? Avevano anche lì il quella del film? Interessi. Oh. Chiunque fosse ricco, benestante, possedesse ville in città, al mare, in campagna, non poteva accedere ho al governo della che città. Flash! Allora, per esempio, la famiglia Tornaquinci, che è era... la vita un'illusione.